Entriamo. Sì, eccoci. Guardate un po' qui per favore. Grazie. Avevamo messo in piedi questo progetto esattamente nel 2019, con l'idea di viaggiare nel 2020. La prima idea era quella di andare a Tokyo con Sammy e Annalisa. Avevamo messo su un progetto che era praticamente pronto, eravamo pronti a partire, eravamo riusciti ad avere un camper, l'appoggio di Blu Vacanze, di Ottobock, come continuiamo ad avere, e eravamo praticamente pronti a partire per il Giappone in camper per questo viaggio lungo la Via della Seta. Dopodiché, come tutti sappiamo, è arrivato il coronavirus che ha un po' cambiato i nostri piani. E quindi è tutto rivoluzionato, abbiamo stravolto un po' tutta l'idea del progetto e così oggi abbiamo deciso che faremo quel che è possibile fare, quindi il Giro d'Italia. E quindi faremo questa avventura con Sammy cercando di toccare tutte le regioni d'Italia, facendo esperienze con lui che stiamo programmando adesso, che abbiamo già programmato da un po' di tempo. Sammy è un disabile che non si definisce disabile, che dice di essere fortunato e che sorride sempre. Con noi ha un rapporto abbastanza speciale. L'abbiamo supportato da un punto di vista tecnico, gli abbiamo costruito una seduta particolare su misura che può essere applicata a delle basi con delle ruote, quindi come fosse un grosso passeggino per spostarsi in interno su terreni più lisci, e uno da, potremmo chiamarlo, da fuoristrada, che può percorrere anche dei sentieri o degli sterrati, e in più può essere anche agganciato a una bici per fare dei percorsi più lunghi. Però poi ho detto, perché no, io amo viaggiare, amo farlo con Andrea, adoro stare con Sammy e va bene. Sicuramente sarà un regalo a lui, perché diciamo che non è una cosa tutti i giorni quella che farà, però per me è importantissimo per spronare soprattutto le persone abili a che hanno magari un parente, un amico, un conoscente, a fare attività con queste persone qui, a prenderle anche solo. Adesso io dico non è il caso di prenderlo e andare a progettare un viaggio di 6 mesi, 4 mesi in giro per l'Italia o quello che sia. Però anche solo pensare che prendere un fratello, un amico, ripeto, portarlo al cinema o a vedere una partita o quello che può essere la passione di questa persona qua, quindi seguire un qualsiasi tipo di avvenimento è una cosa fattibilissima, che secondo me bisogna solo volerla fare per poterla fare, quindi come tutte le cose, no? Allora, ci vieni con noi, Sammy.